I campioni dell'orienteering devono possedere delle caratteristiche uniche: doti atletiche, di orientamento, ragionamento, velocità di pensiero, capacità di prendere decisioni in condizioni di forte stress. Ogni disciplina ha i suoi campioni. Difficilmente esistono campioni in grado di primeggiare in tutte e quattro le specialità. I primi campioni si chiamavano Alois Lanzner, Peppino della Sega, Tiziano Zanetello, Maria Elena Liverani, Cristina Vanzo, Rita Nones. Nella corsa orientamento moderna si ricordano i nomi di Michele Tavernaro, atleta proveniente da Primiero e in grado di conquistare un sesto posto ai campionati mondiali del 2001 in Giappone. Più recente invece l'avvento di Micha Mamlev, talento venuto dalla Russia e naturalizzato italiano nel 2006. Per lui, prima della conquista di una medaglia di bronzo ai mondiali 2009 sulla lunga distanza in Ungheria, anche un titolo europeo 2002, anche se con un'altra nazionale. Nello sci orientamento l'Italia vanta 4 campioni del mondo grazie all'atleta delle Fiamme Oro, nato in Val di Fiemme, Nicolò Corradini, nel 1996 a Lillehammer e nel 2004 in Alta Val di Non. Il campione delle nevi più importante degli ultimi anni è invece Gabriele Canella, vincitore di titoli nazionali su tutte le distanze. La mountain bike orienteering è invece una disciplina più recente rispetto alle altre. I risultati non sono però mancati a livello internazionale. La più grande atleta mai avuta in Italia è la cremonese del gruppo sportivo Forestale, Laura Scarabonati, con oltre una decina di titoli italiani e una medaglia di bronzo mondiale a Vicenza 2011. Un risultato storico, accompagnato sempre nella stessa manifestazione dalla medaglia d'argento junior di Riccardo Rossetto. Sempre nel 2011, Marco Guizzardi si è laureato vice campione europeo giovanile a San Pietroburgo. Tra i più grandi campioni di questa disciplina, Luca Dalla Valle, che ha fatto irruzione sulla scena internazionale con un bronzo elite al Mondiale di Portogallo 2010. Il trentino ha sfiorato più volte il successo in Coppa del Mondo. Avversario storico di Dalla Valle è il lombardo Jaime Origi, sesto al Mondiale di Vicenza 2011 e trionfatore della prova World Ranking Event di Vesoul in Francia. Anche la disciplina del Trail O, orientamento di precisione, vanta un titolo mondiale grazie a Roberta Falda, che nel 2007 a Kiev si è laureata campionessa del mondo.